60%, per cui il governo Draghi a breve partirà. Io ho un grandissimo rispetto per la decisione degli iscritti, al di là di quello che si possa pensare sulla scrittura del quesito, io reputo gli attivisti e gli iscritti e coloro che votano nel Movimento 5 Stelle persone raziocinanti, che hanno fatto le valutazioni in maniera autonoma, persone per bene, che non si lasciano influenzare dalle tizio tagli e sempronio. Ognuno di noi si è speso seguendo determinate convinzioni e si è vinto al 60%, punto. E zero polemiche. Allo stesso tempo dico in assoluta onestà che le decisioni si possono e si devono rispettare quando le decisioni di una comunità, si possono anche accettare quando una persona non si trova d'accordo, e anche in questo caso io le accetto, però non riesco a digerirle. La mia coscienza politica non ce la fa, stavolta non ce la faccio. Da diverso tempo non sono in accordo con alcune scelte del Movimento 5 Stelle, è più che legittimo, la vita non ha niente di grave, soltanto che non posso far altro che farmi da parte. Da ora in poi non parlerò più a nome del Movimento 5 Stelle, anche perché in questo momento il Movimento 5 Stelle non parla a nome mio, e questa è l'assoluta verità. Se la posso mettere tutta per impegnarmi, come ho fatto in passato, a difendere determinate scelte che magari non ho condiviso. Questa scelta politica, appunto, di sedersi con determinati personaggi, in particolare con partiti come Forza Italia, con un governo che è nato essenzialmente per sistematizzare, per quanto mi riguarda, il Movimento 5 Stelle, e buttare giù un presidente per bene come Conte, questa cosa non riesco proprio a superarla. Per cui, come vi ho detto, non posso far altro che da un po' parlare soltanto a nome mio e farmi da parte, punto. Se poi un domani la mia strada dovesse incrociarsi di nuovo con quella del Movimento 5 Stelle, vedremo, dipenderà esclusivamente da idee politiche, atteggiamenti e prese di posizione nella candidatura o da possibili nuovi. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i miei ex colleghi.